Da Maurizio Cavalli e da me Massimo Benedetti. Siamo qui in questa occasione proprio per vedere all'opera i due migliori giocatori usciti da questa tappa che si svolge a Bibione. In particolare qui siamo sulla terrazza delle Terme di Bibione, una località conosciuta da tutti ormai da 35 anni, è una delle perle dell'Adriatico, il suo mare, le sue spiagge famosissime per le vacanze sempre molto invidiate da tutti. Ma le terme sono anche un luogo nuovo per Bibione, sono aperte soltanto da un anno e naturalmente accolgono tutti quanti quelli che vogliono curarsi, tra virgolette, per stare meglio, per stare bene. Ed ecco perché le terme sono aperte, anche se la stagione ormai è soltanto un ricordo, la stagione estiva. Qui invece le terme sono aperte tutto l'anno proprio per il benessere di quanti vogliono curare il proprio corpo, la propria salute. Ma naturalmente adesso noi ci interessiamo di più di quello che avviene qui sul tavolo verde. Maurizio Cavalli, questa è la serata dedicata sicuramente ai due grandi Gustavo del biliardo internazionale. Abbiamo Gustavo Zito e Gustavo Torregiani. Ed ecco l'applauso per questi due campioni. Allora, chi è uno e chi è l'altro, anche se credo lo sappiano tutti. Lo sanno tutti, sono entrambi bicampioni del mondo, sono due giocatori straordinari, credo che la Coppa del Mondo non possa offrire in questo momento uno spettacolo più valido di questa finale. Gustavo Torregiani, recentemente vincitore a Las Vegas, numero uno della classifica mondiale indipendentemente dall'esito di questa finale, non gioca a mio avviso così bene dall'89 e dal 90 quando vinse due titoli mondiali, deve confermarsi questa sera e contro di lui Gustavo Zito, leader carismatico della Coppa del Mondo dal lato delle sue 11 vittorie che potrebbero diventare 12 questa sera. Zito è il punto di riferimento per tutti quando si parla di 5 birilli. Che incontro potrà essere? Diciamo, sono due giocatori di scuola argentina, sarà un match tattico, un match ragionato, indubbiamente illuminato dalle prodezze balistiche che questi campioni sanno sempre cavar fuori dal loro repertorio. Bene, allora cari amici, è il momento di passare all'azione, noi ci gustiamo allora questa finale. E siamo allora a questo punto all'inizio della seconda partita. La prima è stata vinta proprio da Gustavo Zito, quello che ha iniziato adesso il gioco, con il punteggio di 67-44. E adesso, dopo il colpo d'apertura, che ricordo cari amici è un colpo che non permette di fare punti, almeno se non si vuole essere penalizzati. E invece da questo momento Gustavo Torregiani deve cercare di riportarsi sotto per cercare naturalmente di evitare un 2-0 pesantissimo. Infatti vedete come ci riesce bene, sono i primi 8 punti per lui e adesso Gustavo Zito è lui che deve in qualche modo cercare di ribaltare la situazione. Continua l'altissimo livello di gioco già espresso nella prima partita da questi due campioni, una finale che si annuncia di altissimo livello tecnico nelle premesse e nel gioco che effettivamente stanno svolgendo i due Gustavo argentini, entrambi due volte campioni del mondo, lo ricordiamo, grandi protagonisti quest'anno assieme a Nocerino e Triunfo, questi sono stati i quattro dominatori della stagione. Grande difesa direi in questo momento, vedete non soltanto c'è il castello ma anche il pallino a disturbare le intenzioni di Torregiani. Torregiani che deve ricorrere ad una giocata di tre sponde. Vediamo se riesce a ripetere la prodezza del tiro precedente, quando con una grande precisione ha realizzato il rosso di 2 a mo' di 3. Guardate, Torregiani fa il bis, 6 punti. Torregiani, 6. Tiro rischiosissimo, giocato di misura. 8, 6, 14. Straordinaria ancora una volta la precisione e poi è in grande difesa. Vedete come si va proprio a
fermare sul castello e in pratica in questo modo dà pochissime possibilità all'avversario di giocare, deve un po' essere costretto a giocare da una certa parte e non dall'altra. Cerca la replica Zito, non gli riesce, il gioco ancora in mano a Torreggiani. Potrà battere un traversino relativamente comodo, da un traversino di mezzo colpo, vediamo, difficile giudicare dalla nostra posizione. Vedete, brandeggia per dare colpo. E sì, e fionda cercando anche il pallino. 4 punti per Torreggiani. Non mi sembra impeccabile la conduzione della palla battente. In effetti non lo è stata. E Zito può effettuare il giro. 18-0, comunque c'è un bel distacco tra i due. Adesso vediamo se riuscirà a ridurre in qualche modo, lo riduce ma di pochissimo, questo svantaggio Zito in questa seconda partita. Siamo 18-2, un giro che rimane un po' largo, riesce proprio a sfiorare il birillo bianco. Ricordo, i birilli bianchi 2 punti, il birillo rosso 4 punti quando è abbattuto insieme agli altri, se no 8 punti da solo, e il birillo quando viene toccato dalla bile abbattente 3 punti, dalla propria bile 4. Non cerca avventure Gustavo Torreggiani in questo frangente, non va alla ricerca del pallino da 3, ma difende agli angoli e mantiene sotto pressione l'avversario dal lato del vantaggio acquisito in questa seconda partita. Ricordo che in questa finale c'è un tempo limite per ogni giocatore al tiro di 40 secondi. Se il giocatore non effettua il tiro entro questo tempo viene penalizzato una prima volta di 2 punti e una seconda volta viene penalizzato con bilia in mano all'avversario. Candela per Torreggiani, tiro sempre molto delicato, soprattutto se bisogna giocare con un filo di effetto ad allargare come ha fatto Gustavo in questa circostanza. Non c'è salvataggio, mi sembra. No, si vedono le bilie e sarà Gustavo Zito a battere sulla bilia gialla. Una posizione che permette a Zito di prendere il controllo delle operazioni, se gioca bene ovviamente. Non è facile prevedere che Zito possa giocare bene questo tiro, gioca a risalire dietro il pallino, attenzione. Grande precisione, guardate come va a nascondere la bilia dietro al pallino e sono... Punti sul castello, sono 4 soltanto. E va a 6. Che difficoltà adesso a... Gustavo Torreggiani, che deve di precisione andare soltanto a toccare e appoggiare le due biglie in difesa sul lato corto del tavolo, ma la biglia bianca gli rimane un po' troppo sopra, deve essere più accostata alla sponda per essere considerata una buona difesa. Comunque una discreta difesa, un traversino impegnativo per Gustavo, che peraltro è uno specialista di questo al genere di esecuzione, un traversino di prima in castello, guardate, e a riportare la propria palla nel settore dove si trovava in precedenza l'avversario. Tiro direi ben eseguito con il pallino che crea ancora problemi a Torreggiani. Evidentemente sono situazioni di gioco dove non si può arrivare facilmente a fare punti, ma non bisogna mai lasciare la possibilità all'avversario, specialmente a questi livelli, due grandissimi campioni, di poi poter fare dei tiri diretti, che sono quelli che portano ai filotti, quindi ai grandi punteggi. I tiri
di calcio di sponda arrivano magari ad abbattere due o al massimo tre birilli. Guardate, siamo al limite del tempo. Ah no, 40 secondi fra tiro e tiro, quindi no. Questo è un countdown, quindi quando arriva a zero scatta la penalità. Avrebbe dovuto scattare comunque. Non so perché non sia stata considerata in questo caso. Buon per Torreggiani, che non è stato penalizzato invece in questa circostanza dalla splendida esecuzione di Gustavo Zito. Sì. Uno sfaccio che gli porta a 13 punti, Gustavo Zito quindi va a 19, si porta in vantaggio rispetto a Torreggiani per un punto. E adesso è la volta del Gustavo Torreggiani di effettuare il tiro. Non può mancare di fare tre di pallino, visto che sono praticamente attaccati. Tirato il 4, evidentemente giocando il 3 non ci sarebbe stato grande sviluppo di gioco. 4 punti per Torreggiani, che comunque a sua volta si lascia di pallino. Torreggiani in ogni caso lo sta dimostrando, cerca di frenare il gioco, non può lasciare che Zito batta in sequenza tiri frontali, perché per lui sarebbe la fine. Zito, quando si lancia nelle sue progressioni inarrestabili, Torreggiani deve fare un match di trincea. Guardate che meraviglia, non va a prendere il pallino ma fa 6 punti e quindi si porta sfiorato il pallino. Avete visto la curva descritta sul tappeto verde dalla palla gialla, mancato di un soffio il pallino da 4, poi quello da 3, 6 punti soltanto per Gustavo Zito. Torreggiani adesso può cercare Castello e pallino, credo. Pallino da 4 e Castello rimane stretto. E purtroppo facendo così non riesce nemmeno a difendersi in maniera adeguata. E il punteggio adesso è di 26 a 25 in favore di Torreggiani. Una fase di attacco, i due giocatori badano a realizzare il pieno, non sono preoccupati del fatto di restare con la propria biglia vicina al pallino, è sempre una posizione a rischio. Vediamo adesso se Zito può sfruttare la situazione. E la sfrutta in maniera straordinaria. Sembrava che il pallino chiudesse la strada dello spondapalla verso il Castello. Guardate, miracoloso veramente Zito in questa circostanza. Pallino da 4, spondapalla, porta avanti Zito. Ecco, adesso la situazione in qualche modo vede in difficoltà Torreggiani, perché vedete come è coperto la biglia avversaria dal Castello. Ancora alla ricerca del pallino da 4 Torreggiani, che non sviluppa come nelle intenzioni la palla gialla in Castello di due sponde e soprattutto lascia una palla diretta a Gustavo Zito, e uno sfaccio sin troppo da dilettanti. Cerca la dritta passante, anticipa, guardate, il passaggio. Destra, sinistra e centro. Meglio di così non si può, sono 12 punti per Gustavo Era Zito. Era un tiro impegnativo questo, guardate Zito come transita sul centro del biliardo, prima con la palla gialla, gioca questo anticipo che gli permette di conseguire lo strike. È impeccabile questa dritta a stringere da parte di Gustavo Zito. Torreggiani a dividere le biglie, cercare la difesa. La consegue
direi piuttosto bene nella circostanza. Sì, non è certamente facile per Zito riuscire a cercare di fare punti da questa posizione, ma abbiamo visto che ogni momento che uno dei due avversari si scopre, l'altro è cattivo profeta. Sono stato, perché immediatamente Gustavo smentisce le mie parole, ma afferma ancora di più la sua classe andando in questo tiro a centrare ben 6 punti e portandosi così già a 51-26. Dicevo, qui guai a lasciare un minimo di spazio all'avversario, perché si è castigati immediatamente. Fondamentale il gioco di difesa in queste occasioni per stancare psicologicamente l'avversario. E soprattutto questo gioco di difesa deve tenerlo Torreggiani, perché Zito, se può battere in sequenza, l'abbiamo detto, diventa inarrestabile. La differenza tra questi due giocatori sta proprio nel fatto che Torreggiani ha meno facilità di gioco di Zito e deve vincere i punti. Zito è capace di piazzare il colpo del KO in qualsiasi momento. Torreggiani deve stancare Zito, deve portarlo avanti, deve cucinarlo alla distanza, un po' come faceva Mannone nelle prime edizioni della Coppa del Mondo, quando era la bestia nera di Gustavo Zito. Comunque adesso c'è questa bellissima risposta, 8 punti per Torreggiani, che così si porta sul 34-51 a favore sempre del suo avversario, ma direi un'esecuzione perfetta questa. Guardate come entra al centro del castello abbattendo solo il birillo rosso e conquistando così 8 punti. Si è preso il dovuto rischio Torreggiani, rischio giustificato dal punteggio, dalla necessità di tenere in difesa e soprattutto di mettere in difficoltà Zito con un'esecuzione, vedete, a stecca alta, qui si può scappare l'errore. Colpo molto d'effetto, guardate come gira, e una risposta che non lascia dubbi, 4 punti e si va a 55-34, soltanto pochi punti lo dividono quindi dal successo in questa seconda frazione. Formidabile per precisione e misura questa esecuzione di Zito, che lascia adesso pochissimo spazio a un attacco di Torreggiani, quale è costretto a sua volta a cercare la misurissima sul castello. Vediamo se c'è un'ennesima prodezza da parte dei due contendenti, e la trova, bravissima, straordinaria, veramente abbiamo assistito a 3 colpi incredibili. Soltanto 2 punti, ma quanta classe in questi 2 punti, Vediamo Torreggiani, ed è costretto proprio dalla circostanza a cercare la grande misura, non può fare altro, ed è bravo a trovarla. Ancora Zito, posizione estremamente scomoda, cambia stecca. E va allo steccone, vedete questa stecca lunga a volte. E qui ci sarà la penalizzazione. Scatta. Dovrebbe esserci la penalizzazione, anche se c'è stato il cambio di stecca. Vedete, 2 punti dati all'avversario, dovrebbe passare a 38. Adesso vediamo se poi verrà ufficializzato dall'arbitro. Ovviamente Zito non ha accelerato i tempi, 2 punti non pregiudicano nulla in questo momento, poteva pregiudicare invece sbagliare palla. Infatti l'arbitro che si aspettava il bip del cronometro non l'ha sentito, e da qui anche l'imbarazzo di questo momento, perché Torreggiani gli ha fatto notare che erano passati 40 secondi,
e che quindi doveva essere penalizzato l'avversario. Adesso vediamo se l'arbitro darà questa penalizzazione o no. Un momento... Io ho l'impressione che sia già successo in precedenza un fatto analogo. Sì, l'abbiamo anche fatto notare nei confronti proprio di Torreggiani, forse nessuno in quel momento se n'era accorto tranne la regia che aveva inquadrato il segnapunti. Comunque adesso al tiro Torreggiani, questo traversino delicato che non sbaglia. Torreggiani 6 va a 42 o a 44, dipende. Altra pregevolissima esecuzione di Torreggiani che con leggera battuta è riuscito a portare in corta la sua biglia e a giocare questo traversino, diciamo, di mezzo colpo. Con la biglia in difesa sta facendo miracoli Torreggiani per allungare la partita e cercare di indurre in errore il suo grande avversario. Comunque gioco di altissima qualità. Ecco, non ho capito bene questo colpo, in effetti. Se è un colpo fatto apposta o sbagliato? No, ho giocato direi abbastanza bene, un tipico angolo senza effetto a scendere con le due biglie e portarle verso la sponda lunga opposta, e tanto più che c'era un pallino che poteva essere realizzato con la propria biglia da Zito. E adesso Torreggiani, vediamo come riesce a sfruttare la situazione. Veramente pallino da 4 e traversino, vediamo. Pallino da 4 e traversino, se c'è la forza. No, la forza c'era, purtroppo rimane un po' stretto e un po' troppo forte, direi, per si allarga un po' troppo. In ogni caso sono 4 punti per Torreggiani che va a 48, erano stati dati 2 punti per aver superato il tempo massimo, poi alla fine dall'arbitro. Rimane troppo vicino con la propria biglia Torreggiani al pallino e qui dovrà subire la replica di Zito, che certamente giocherà un tiro in difesa. Ha giocato abbastanza male da Zito questo tiro. Però sono sempre 3 punti. Teniamo presente che a Torreggiani ne mancano 12, quindi. Sì, però a Zito ne mancavano 5, adesso ne mancano soltanto 2, quindi in qualche modo. Sì, ma guarda che ci può stare la chiusura. Attenzione, Torreggiani può chiudere. Può chiudere, 8 di Castello sono realizzabili e poi il pallino da 4. Non ha certo giocato in maniera impeccabile Gustavo Zito, quale ha chiamato l'arbitro che venga a controllare da vicino, e questo sicuramente non gli fa bene. 2 punti. Peccato. 6, ma sono troppo pochi perché adesso lascia delle biglie assolutamente favorevoli all'avversario. Peccato, perché Torreggiani si era costruito in maniera magistrale la possibilità di vincere questa seconda partita. Adesso poche speranze di vedere in qualsiasi modo che sbaglia. A parte questo, ma vedete, c'è anche il pallino. Potrebbe andare anche soltanto sul pallino, avrebbe vinto questa seconda frazione con questi 7 punti. Si porta a 65-54 e vince così anche la sua seconda partita. Si porta sul 2-0. E sarà molto dura adesso per Torreggiani ribattere colpo su colpo. Noi allora ci vediamo tra pochissimo, restate con noi per la prosecuzione della partita. E siamo di nuovo insieme, cari amici, dalla terrazza delle Terme di Bibione per questa finalissima della 8ª tappa di Coppa del Mondo. Abbiamo visto in questo momento un bel colpo di Gustavo Zito che si è portato così con questi 6 punti sul 48 a 31, però in favore di Torreggiani. Ecco, vediamo evidenziato dal tabellone segnapunti. Ci troviamo esattamente a metà quindi della terza partita sul 2-0 per Gustavo Zito. Sembrava ormai fatta la partita chiusa, invece vediamo che
Torreggiani in qualche modo è riuscito un po' a riprendere in mano, perlomeno a allungare un po' l'agonia. Certo, Torreggiani aveva mancato di un soffio, di completare una straordinaria rimonta nella partita precedente, e questo avrebbe causato sicuramente un contraccolpo di qualsiasi altro giocatore, ma in questo momento, l'abbiamo detto più volte, Torreggiani è in straordinarie condizioni di forma e ha dimostrato di poter rientrare contro Zito, che in questo momento gira con la propria biglia. Un po' di fortuna per lui, poteva essere una bevuta, ma c'è un traversino comunque per il suo avversario Torreggiani, che può piazzare il colpo decisivo forse in questa partita. Ecco, l'arbitro ha piazzato quel mark, quel elemento per segnare esattamente il punto in cui si era fermato la biglia, per pulirla, per effettuare queste operazioni, e vedete adesso la riposizione esattamente nello stesso punto. E adesso al tiro Torreggiani. Torreggiani che si centra il filotto, mette una seria ipoteca sul successo in questa terza partita, una terza partita che gli consentirebbe di sperare ancora di rientrare nel match. Un match che ovviamente potrebbe vincere solo la quinta. E infatti si gioca al meglio delle cinque partite, quindi bisogna arrivare a tre, e siamo sul punteggio di 2-0 per Zito. Se ci fosse questa rimonta da parte di Torreggiani, si arriverebbe giustamente alla quinta partita, come evidenziato da Maurizio Cavalli. Zito si difende egregiamente con questo tiro al volo sulla lunga, lascia le biglie distanti, credo non abbia una porzione utile Torreggiani per poter effettuare il giro. Forse ce l'ha, difficile da valutare per noi. Sì, vedeva il giro comodamente. Ha giocato bene sul largo per trovare eventualmente il pallino. Bravo Torreggiani. E con tre punti si porta a 59-31. Direi che a questo punto è a posizione invertita rispetto a quanto abbiamo visto nelle prime due partite. Può soltanto ormai aspettare che gli arrivi la partita in mano, con Zito fermo a 31, non può fare niente di più. C'è tutto uno Zito che batte con grande scomodità sopra il pallino, ma se la cava in maniera egregia, realizzando uno sfondapalla davvero impegnativo, uno sfondapalla che gli consente di tenere le biglie in difesa dopo aver realizzato due punti. Per Torreggiani non c'è nemmeno la necessità di cercare il castello, bensì soltanto il pallino, sia da 3 che da 4 è sufficiente per andare a vincere. Invece con questi due punti si porta 61-33, e per Torreggiani è un sospiro di sollievo, perché sul 2-1 ha ancora la possibilità di sperare. Inizia così adesso la quarta partita che rimane sempre decisiva per Zito, e invece ancora di speranza per Torreggiani. Di nuovo la biglia viene messa in posizione di acchitto iniziale, e a battere questa volta è Gustavo Zito ad iniziare il gioco. Ricordo che quando si inizia il gioco nelle varie partite bisogna soltanto muovere le biglie, ma non si possono fare punti, e ove questi fossero fatti sarebbero dati all'avversario. Gioca il classico acchitto Zito, l'acchitto ormai che mi sembra sia diventato standard per questi giocatori in Coppa del Mondo. C'è anche la possibilità di uno schiaffo per tenere le biglie al centro, ma gli argentini soprattutto preferiscono questa difesa alla Gomez, viene chiamata, perché fu il grande loro connazionale a proporla, credo per la prima volta in televisione, a Sarnano durante il vittorioso torneo del 93.
Gomez, come molti altri grandi campioni, come Cifalà, Albrito, è assente da questa edizione della Coppa, una edizione spietata perché il campo dei partecipanti professionisti è stato ridotto solo a 16 elementi. Ma non è detto che dal prossimo anno anche Mannone, parlo di grandi personaggi, non possano rientrare. Lo spettacolo sicuramente ne guadagnerebbe, per quanto in questa edizione ci siano tutti i migliori del momento. Sì, tra l'altro bisogna anche far notare che in questa edizione, diciamo, l'età media si è molto abbassata, e questo anche a significare che i grandi campioni in qualche modo risentono un po' anche del passare degli anni. Guardate questo bellissimo colpo di Gustavo Torreggiani che mette a segno 10 punti. E quindi si porta subito, rompe il ghiaccio, si porta subito in vantaggio nettamente nei confronti del suo compagno avversario. Ricordiamo, per tornare all'argomento età, che nel Master, che verrà chiamato playoff da quest'anno, nello scorso stagione a San Vincent, sugli 8 finalisti c'erano 4-5 giocatori sotto i 30 anni. Due 34enni e un 43enne che era Consani, quindi l'età media per questo gioco ad alto livello come in Coppa del Mondo si è notevolmente abbassata. Intanto abbiamo visto prima tra pubblico Franco Anastasia, che è il presidente delle Terme qui di Bibione, che ospita questa prova di Coppa del Mondo, e il punteggio adesso è di 10 per Torreggiani e 11 con questi 7 punti realizzati da Zito, che si è portato di nuovo in vantaggio. Due punti ma rimpallo, non c'è rimpallo, e ancora altri punti per Torreggiani, che si porta a 16 con questi 6 punti, 16-11. Un po' a rischio questa esecuzione di Torreggiani, che non è riuscito ad allungare convenientemente la propria palla, ha sviluppato comunque bene l'avversario ed è riuscito a realizzare questa messa centrale. Una messa che gli consente di tenere a freno l'avversario, un avversario per lui particolarmente ostico, perché nelle sfide fra questi due giocatori, anche quest'anno l'abbiamo visto a Lignano in semifinale, generalmente è Zito il più giovane a prevalere. Ricordo di aver visto solo una volta Torreggiani prevalere, bella esecuzione intanto da parte di Gustavo Torreggiani, prevalere sull'avversario, ed è successo nel 94 in semifinale a Sarnano, torneo che poi Gustavo Torreggiani è riuscito a vincere in finale con Umbrella. Quella fu la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, la seconda è stata quest'anno a Las Vegas. Diciamo che Torreggiani è il personaggio delle grandi occasioni, che anche Sarnano è una classicissima, poi Las Vegas è un'occasione unica per il biliardo e i 5 birilli di presentarsi in America, e in quei momenti Torreggiani c'è sempre. E sono 4 punti Zito, questa volta 4. Per Zito, che va a 15 e riduce le distanze rispetto al 18 di Torreggiani. Non facile questa esecuzione, bisogna stare attenti a non toccare naturalmente i birilli del castello, e quindi si è il ponticello con la mano piuttosto alto e l'equilibrio sempre un po' scarso. Ancora un angolo di grande misura da parte di Torreggiani, che gioca in maniera magistrale. Forse è rimasto un peccato, po' corto, troppa misura, peccato. Perché quel birillo da due rimane, vedete, proprio incastrato sotto la biglia, ma tecnicamente in piedi. E va meglio, ma non tanto. Da quella distanza forse poteva sperare qualcosa di più, è dovuto andare di misura proprio in difesa, ma comunque la palla gialla è esterna rispetto al castello. Torreggiani deve giocare una grande finezza di tre sponde, un tiro improbabile. Di
18-17. Ricordo che i giocatori hanno 40 secondi per effettuare il tiro, altrimenti hanno una penalizzazione di 2 punti, e al primo richiamo e al secondo la palla in mano all'avversario. Gioca veloce, non rischia la misura questa volta Torreggiani, ammaestrato dall'esecuzione precedente, trova il filotto, bravissimo, bellissimo. Sono 8 punti e va 26-17, lascia sempre un po' a distanza Gustavo Zito, ed è importante questo, sentirsi sempre qualche punto sopra, perché si può essere poi ripresi con un gran colpo, ma comunque le differenze a quel punto non sarebbero mai tali da sentire la partita ormai persa. Zito forse non riesce a portare in castello l'avversaria. Non soltanto non riesce a portare in castello l'avversaria, ma ha questo rimpallo e lascia, proprio al limite lascia vedere palla all'avversario, anche se la posizione non è certo quella delle più adatte per uno sfaccio, ma naturalmente sono giocatori che riescono a tirare fuori dalle biglie ciò che altri non osano nemmeno pensare. Posizione da giro, mi sembra. E sono 4 punti e biglia, 4 punti a biglia, quindi 7. Esemplare questa esecuzione di Torreggiani, sfruttato al meglio la situazione, realizzando punti di castello e di pallino. Sfiorato il rimpallo, ma ha giocato direi decisamente bene. 33-17, e adesso è la volta di Gustavo Zito. E anche qui credo che sia rimasto un po' corto in difesa. Leggermente corto, ma Torreggiani non credo possa effettuare il tiro frontale, dovrà tirare di sponda, traversino, rovesciata, che non può, e con l'effetto buono oltretutto, quindi un tiro impegnativo, soprattutto per il posizionamento finale delle biglie. Vediamo, 2 di castello. La palla bianca va verso il pallino, sono 6 punti e 5 6 punti, 6 punti, 6 punti. E si corregge rapidamente l'arbitro, infatti anche Maurizio è rimasto un attimo interdetto, e si va a 39-17. Beh, insomma, adesso già comincia a essere più tranquilla la strada, ma poi soprattutto vedo abbastanza spento Zito, non ha più il colpo che ferisce. Sì, non ha più la verve delle precedenti partite, ma dobbiamo tenere presente che Torreggiani sta salendo progressivamente nel match. Quando uno gioca bene, quell'altro ne risente inevitabilmente, anche se si chiama Zito. E adesso no, diventa anche in questa occasione impossibile il tiro diretto per Gustavo Zito. Torreggiani è andato a difendere, anche se siamo proprio al limite. Ma vedi, è costretto ad alzarsi in verticale, vuol dire che il tiro è impegnativo, soprattutto sul biliardo nuovo, difficile sviluppare poi sulla sponda, e aprire l'angolo di uscita. Se mi permetti, è difficile soprattutto calibrare la forza del tiro, infatti qui ha dato un po' troppa forza, vedi, qui adesso si vede palla per Torreggiani, la possibilità di un tiro diretto e quindi di un tiro anche di una certa forza e mira. Questo dovrebbe essere il giro classico, esatto, è precisissimo, precisissimo. Addirittura con un ritorno, vediamo un po', un ritorno che rimane sfortunato, ma già la prima parte del colpo era più che sufficiente con questi 6 punti. Tavolo molto veloce, che ha la caratteristica di essere riscaldato non solo sul piano di gioco, ma anche sulle sponde. Però con 6 punti va già a 45, e mentre Zito rimane
fermo a 17, molto strano questo. Validissimo adesso... il colpo di Zito, sfortuna per Gustavo perché la palla bianca è passata in mezzo, 6 punti per lui comunque, ma 23-45, sì, 23-45, direi che non ha possibilità per adesso di rientrare in partita Gustavo Zito, e poi ha questa palla d'oro ancora Torreggiani. Guardate Castello e Pallino, bravissimo! Sono 4 di Pallino e i punti sul Castello. 12. E così sono 12 punti, arriva quasi già a casa base, per usare un termine del baseball. Siamo quindi a 57 punti, ne mancano 3 per chiudere questa partita e portarsi in parità. Può fare poco nella circostanza Zito, cerca di allungare le biglie, di creare un'azione di disturbo attraverso il pallino. La situazione per lui è disperata in questa quarta partita. Torreggiani ha ottime probabilità di portare il match alla quinta decisiva partita. Attenzione. Ce la fa arrivare sul Castello, non ce la fa. Per pochissimo, avete visto, ottima l'intenzione, era un po' a rientrare quella palla, però alla fine andando avanti si è spento un po' l'effetto. Zito trova ancora la forza per forza psicologica per rispondere. 2 punti, 25-57, ma Torreggiani può soltanto cercare ormai il pallino per chiudere, un pallino da 3 già sufficiente, oppure naturalmente un paio di birilli perlomeno. Vediamo questo giro, niente di fatto per adesso, una difesa. Ma sta smontando Zito con queste asfissianti difese, con queste misure. Zito effettivamente non può battere. Deve andare al volo di 2 sponde. Giocata improbabile. D'altro canto non può fare diversamente. E ha voluto proprio spostare completamente il gioco, o portarlo sul lato lungo del tavolo, quindi distanziare bene le biglie, ma direi che ormai in questo momento ha lasciato una palla d'oro a Torreggiani. Guardate, fa strage, ovviamente 10 punti di sono 13 punti in 13 totale. Punti appunto, mi sembrava strano, sono 10 punti sul Castello e 3 di pallino, e quindi va a 70-25. Beh, è il momento per noi di fermarci per un momento, ritorneremo da questo 2-2 che prelude alla grande finale, alla bella, l'ultima partita dove si giocheranno l'incontro. Allora ci vediamo tra pochissimo, restate con noi. E di nuovo insieme, carissimi amici, qui dalla terrazza delle terme di Bibione per questo momento conclusivo sul 2-2, in attesa di vedere il vincitore. È iniziata l'ultima partita tra Gustavo Torreggiani, che ha aperto il gioco, e Gustavo Zito, che adesso andrà al tiro cercando di conquistare i primi punti. Entrambi sono 2 volte campioni del mondo, questo per dire quanto grande sia non soltanto la loro fama attuale, ma anche il loro palmarès passato. E innanzitutto un discorso di qualità tecnica insieme a discorsi di struttura mentale in questa partita. Prima Gustavo Zito è arrivato sul 2-0, Torreggiani è riuscito ad ridurre le distanze, a portarsi sul 2-2. Adesso cosa potrebbe succedere, Maurizio? Favorito generalmente è il giocatore in rimonta, perché Torreggiani è riuscito a mettere alla frusta Gustavo Zito, ha rischiato di vincere anche la seconda partita, poi ha preso in mano davvero il comando delle operazioni, e
dei due francamente quest'anno il più centrato a mio avviso è Torreggiani, che si esprime al 100%, lo Zito che abbiamo visto quest'anno, uno Zito all'80%, è uno Zito che nonostante questo è alla sua terza finale della stagione con un bilancio di una vittoria e di una sconfitta, come la terza finale della stagione è Torreggiani con identico bilancio. Allora, dopo questo avvio, un pallino per uno, soltanto che quello di Zito è stato da 4, quello di Torreggiani da 3, per cui il punteggio vede questa piccolissima differenza tra i due. Adesso però c'è questo bel colpo, è entrato proprio al centro del castello Zito e fa 8 punti e quindi va a 12. Importante naturalmente non quanto si fa nel colpo ma come si lasciano le biglie all'avversario. Ogni volta diciamo sempre e puntiamo il dito sul concetto di attacco difesa che è fondamentale nel gioco del biliardo. Una finale diciamo ad altissimo livello tecnico ma anche estremamente stressante per i giocatori che si stanno martellando con difese incredibili, e quindi è probabile che questa decisiva partita sia una partita all'insegna dell'emotività, del nervosismo. Sicuramente saranno anche grandi colpi, probabile un arrivo allo sprint. Attenzione Zito, il classico giro di calcio sulla bile avversaria, rimane leggermente larga, non entra nel castello e lascia un po' di spazio, vedete le bili adesso quasi si vedono, e il giocatore argentino Gustavo Torreggiani, anche se entrambi di origine argentina ormai sono praticamente italiani di adozione nonché anche di nome, perché naturalmente la loro origine è decisamente italica. Soprattutto per Zito, che ha il papà italiano, cagliaritano, madre argentina. Per Torreggiani invece sono antiche parentele con, mi pare che sia marchigiano, almeno di discendenza. E attenzione adesso a Zito, anche per lui un giro, va sul pallino e questa volta però c'entra il castello, vedete, precisissimo. E 12 punti, va a 24, ha fatto proprio un salto in avanti lasciando un po' al palo Torreggiani, che non riesce, non è riuscito in questo momento, e bastano pochi secondi poi per uscire dalla partita. Sì, un momento delicatissimo per Torreggiani che deve replicare immediatamente, e riesce Torreggiani in qualche modo a realizzare il pieno. Per lui era davvero importante centrare il castello, il pallino era garantito, insomma in qualche modo è rientrato e si porta sul 15 per lui, 24 per il suo avversario, ma come dire, giustamente come faceva notare Maurizio, ha ridotto a questo distacco che sarebbe diventato pesantissimo se non avesse Zito il fisso, lo sfrutta mica tanto bene, prende il rimpallo. Solo 2 punti e va a 26 a con il pallino rosso, 2 e 6 va a 30. 30-15, Torreggiani ha un traversino, non mi sembra un traversino comodo, potrebbe eventualmente giocare un pallino da 3. Insomma, partita ancora tutta da giocare. Vediamo. Batte con decisione Torreggiani, lo capiamo dall'impostazione, dal brandeggio, tirerà un traversino, attenzione, realizzasi sul castello ma stringe troppo la biglia avversaria per centrare proprio il castello, avrebbe dovuto colpire il castello sul largo, sui birilli esterni, per non muovere la propria palla. Comunque realizza e si tiene in corsa. Vedete il contasecondi, 40 sono infatti i secondi a disposizione per i giocatori per effettuare il colpo, questo per dare anche più incisività al gioco, per evitare meno lungaggini, e sono 2 punti per Zito, che così va a 32 e lascia sempre un certo margine
tra lui e Torreggiani. Vediamo, non ha rischiato il calcio, Zito giustamente ha preferito la conclusione frontale, il giro non facile peraltro da giocare al meglio sul castello in difesa, ha trovato due punti e la difesa, Torreggiani ora può giocare la garuffa, una garuffa straordinaria, bello. 8 punti! Bellissimo, assolutamente non facile, 29-32. 29-32 e immediatamente si è riportato in partita. Adesso vediamo dopo questo replay anche come affronterà il tiro successivo Gustavo Zito, che deve anche lui proporre un tiro simile. Uguale, direi. Giocato comunque con minor precisione. Valida la distribuzione delle forze, Torreggiani dovrà effettuare un calcio, probabilmente un giro di calcio. L'angolazione effettivamente da giro, Torreggiani valuta il punto di mira sulla prima sponda. È lunga, corta, lunga, è il giro che deve effettuare per arrivare sulla bile avversaria. Preciso, ancora sul centro del castello, sembra aver riscaldato di nuovo il braccio nel modo più opportuno, con 6 punti va a 35 e va avanti al suo avversario che è fermo a 32, e ancora una volta una ottima difesa, perché vedete la biglia rimane proprio al di là del castello. Grande reattività da parte di Torreggiani in questo match, da 2-0, 2 pari, sembrava compromessa questa quinta partita, ancora è rientrato, formidabile. Ci prova Zito, ma non è altrettanto preciso. Forse ha difeso. Torreggiani vede palla comunque. È solo per una difesa. Una difesa peraltro magistrale, che lascia poco a Zito. Torreggiani ha in questo momento in mano le redini dell'incontro. Al volo di due sponde o di una sponda, Gustavo Zito cicca clamorosamente, va a pallino. Addirittura, attenzione, momento di svolta nella partita, con 4 punti va a 39 regalati dal suo avversario, e soprattutto non sono i 7 punti che ha di vantaggio, ma la palla in mano che ha in questo momento, ovvero sia la possibilità di battere come meglio crede, anche se in questo momento ha delle difficoltà nel posizionarsi sul tavolo. Non vuole lasciarsi scappare l'opportunità di fare un pallino da 4, lo realizza, e ma sembra larga la traiettoria, attenzione, Torreggiani aveva messo alle corde Zito, ma non è riuscito a sferrare il colpo da KO, soprattutto perché Zito adesso ha una conclusione frontale che potrebbe dargli castello e pallino, quindi da una punizione per Zito potrebbe essere una punizione per Torreggiani, e Zito non sbaglia. Guardate come 14 rientra. Punti e risale la palla bianca, attenzione, potrebbe andarsi ad attestare in difesa sul castello. Incredibili colpi di scena. Va veramente a fare l'end plan Zito, 14 punti e si porta a 46 contro i 43, pensate, a 10 punti sopra e finito 3 punti sotto. È un gioco che non ti permette mai, proprio nel momento più favorevole, con bilia in mano, ha evidentemente fatto la scelta sbagliata. E forse doveva mettere all'acchito, ma non poteva lasciarsi scappare l'occasione di fare un pallino da 4 sicuro, avesse realizzato 4 sul castello. Insomma, sarebbe stata una difesa forse più facile, però, rispetto a quella che poi è eseguito. Comunque,
ormai il colpo è andato. Vediamo. Torreggiani cerca la passata in mezzo sul castello realizzando il pallino da 4. Per essere una buona idea, è abbastanza valida l'esecuzione, è rimasto un po' corto. 47-46, si difende abbastanza bene perché diciamo si vedono piccole porzioni di palla in questo momento. Come prevedibile, sarebbe stata una quinta partita nervosa, vediamo delle grandi conclusioni, anche degli errori, questo è il biliardo, non è un gioco di perfezione, o di perfezione solo in certi momenti, e perfezione riesce a fare Gustavo Zito. Sono 6 punti per lui e da un punto sotto, quindi si porta a 5 punti sopra. Questa è una perfezione sul biliardo, uno schiaffo, guardate, 52-47 per Gustavo Zito. E ormai sia prossima alla fine della partita, diciamo per entrambi i concorrenti ormai basta un colpo dalla grossa efficacia e si arriva alla conclusione. Ma attenzione, colpi Torreggiani. Di scena in continuazione, vediamo Torreggiani se riesce a effettuare lui la giocata di grande precisione. Niente da fare, si lascia anche di pallino. Non riesce nemmeno a appoggiarsi sul pallino e a conquistare qualche punto che l'avrebbero portato ancora più vicino al suo avversario. Attenzione, ormai ogni colpo può essere quello decisivo sia per l'uno che per l'altro. Zito deve stare attento ad accostare con millimetrica precisione. Vediamo, niente da fare, lungo nella misura, lascia il traversino a Torreggiani. Ma prende 3 punti e va a 55, sempre più vicina questa sua 12ª vittoria in Coppa del Mondo, è quello che nella storia di questa manifestazione ha vinto di più. Ma attenzione, Torreggiani può battere un traversino che potrebbe dargli la difesa in diagonale, filotto di prima, difesa agli angoli in diagonale, ma resta corto, non sfrutta questa occasione Torreggiani. Prende soltanto 4, non abbatte il birillo rosso che gli avrebbe dato sicuramente una chance in più, e si porta 51-55. Una serie di imperfezioni in questo finale di partita dimostra la straordinaria tensione che caratterizza il match, e Zito adesso si appresta a battere di forza quattro sponde, vediamo se realizza il pallino. Niente da fare, colpi di scena in continuazione. Ma non lascia una palla comunque molto facile a Torreggiani. Attenzione, Torreggiani ha un pallino da 4 di appoggio con la propria e potrebbe realizzare il traversino. Torreggiani ha 51 in questo momento, quindi 4 di pallino 55, se realizza il rosso sul castello può chiudere, è un tiro che si presta alla chiusura. Attenzione, pallino da 4 assicurato, si gioca bene il traversino, chiude Torreggiani, pallino da 4, gioca male, c'è il rimpallo, purtroppo aveva visto giusto, ma era un rimpallo prevedibile. Torreggiani ha giocato scorrente, avrebbe dovuto giocare di leggera battuta per arrivare piano sul pallino, quindi un colpo ammortizzato, è colpevole Torreggiani nella circostanza, ha giocato male. 55-55, parità, ma adesso Gustavo Zito che può avere la palla facile per andare a chiudere l'incontro, e chiude l'incontro con questi suoi 8 punti, va a 63-55 e fa sua la sua 12ª posizione in vittoria in Coppa del Mondo. Ma diamo proprio il risultato adesso della classifica di Coppa. Torreggiani è primo con 420 punti, Gustavo Zito è secondo con 405, Vitale Nocerino è terzo con 375, Giovanni Triunfo è quarto con 365. E poi ancora per il resto del programma Hendriksen, Berruti, Cavazzana e Belluta. E questo è quanto, ci vediamo il prossimo mese per la 9ª tappa. A voi tutti l'arrivederci da Maurizio Cavalli e Massimo Benedetti.